Ciao ragazze, vi ho mostrato questo strumento ormai diverse volte, parliamo della spazzola piatta, ricevendo commenti vari perché alcuni di voi hanno difficoltà a gestire la loro asciugatura con questa spazzola, molte altre ne hanno tratto beneficio e continuiamo a farvi vedere dei tutorial per cercare di aiutarvi sempre di più a utilizzarla, ma soprattutto a comprendere quando si può utilizzare e cosa si può ottenere con questa spazzola. Beh, questa spazzola ci garantisce delle asciugature molto più naturali, soprattutto nella spinta delle radici. Secondo me è molto più facile da utilizzare per asciugare le zone posteriori della testa, le zone dove non arrivate bene utilizzando la spazzola tonda e magari per chi non ha troppa manualità. Questa spazzola può essere utilizzata sola, esclusivamente come vedremo nel tutorial di oggi, ma può essere utilizzata anche come preasciugatura, quindi magari iniziare ad asciugare tutte le radici per azzerare i volumi con questa spazzola e poi rifinire l'asciugatura utilizzando una spazzola tonda piuttosto che una piastra. Prima di iniziare l'asciugatura abbiamo preasciugato i capelli di Michelle per farvi vedere i suoi capelli al naturale, comunque grosso modo al naturale perché sono ancora leggermente umidi. Prima di iniziare l'asciugatura con la nostra spazzola piatta abbiamo preasciugato i capelli per farvi vedere la natura dei capelli di Michelle. Abbiamo utilizzato un prodotto pre-styling, quindi un siero anticrespo, specifico per il liscio che viene applicato prima di iniziare a preasciugare i capelli e serve a facilitare l'asciugatura e a mantenere l'asciugatura nel tempo. Adesso inizieremo a lavorare i capelli con la nostra spazzola piatta. Lo scopo è quello di ottenere dei volumi naturali, a differenza di una spazzola tonda che crea dei volumi artificiali dovuti al diametro della spazzola. Una spazzola tonda, se non utilizzata nella maniera opportuna, crea delle rotondità, mentre la spazzola piatta sfrutta la forma della testa per ottenere dei volumi naturali. Michelle ha terminato la sua asciugatura liscia con la spazzola piatta e questo è il risultato finale. Vi ricordo che grazie all'utilizzo di questa spazzola rispetto alle spazzole tonde otteniamo un effetto in radice molto più naturale, quindi c'è meno bombatura. La bombatura che generalmente è data proprio dalla forma della spazzola tonda rispetto a questa. Inoltre, per chi non ha troppa manualità nell'utilizzo della spazzola tonda diventa molto più facile gestire e stirare le radici in alcuni punti perché basta seguire la spazzola con il phon per ottenere un effetto piuttosto liscio in radice. Poi nulla vieta magari di utilizzare una spazzola tonda per sigillare le punte se vi risulta più semplice. Ho girato ormai diversi video tutorial utilizzando la spazzola piatta, spero che molti di voi riescano con i miei consigli ad utilizzarla e a realizzare delle magnifiche acconciature lisce. Chiaramente per chi è più riccio o più crespo, magari di partenza è più difficile realizzare un'asciugatura liscia, ma a prescindere dalla spazzola piatta è più complicato ottenere un buon risultato. Però mettendo in pratica tutti questi consigli, quindi partendo con la spazzola piatta, poi magari la tonda, rifinire con la piastra se necessario, utilizzare il prodotto giusto, seguendo tutte queste procedure riuscite ad ottenere un ottimo risultato. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!